Il 1° maggio sono stati insigniti della Stella al Merito del Lavoro dal presidente Napolitano e oggi i maestri del lavoro della provincia di Frosinone sono stati ricevuti dal prefetto Emilio Azzarrilli. Il rappresentante del governo si è voluto complimentare con loro ed ha voluto evidenziare quanto sia importante per un lavoratore ottenere buoni risultati. Siamo partiti con l'idea di evidenziare in prefettura quelli che sono stati i riconoscimenti dati dal Capo dello Stato ai lavoratori che nel percorso della loro carriera hanno raggiunto un buon risultato e si sono sempre comportati evidenziando il loro comportamento in modo esemplare. Allora è proprio questo il punto di partenza. In un momento in cui il lavoro è deficitario sotto tutti i punti di vista, noi privilegiamo quelli che il lavoro ce l'hanno ma che l'hanno fatto bene. Come dire, le cose che si fanno bene ottengono dei risultati. Un evento questo, destinato a sparire, visto che in provincia di Frosinone c'è poco lavoro? Ma proprio nel momento di difficoltà vogliamo privilegiare quelli che il lavoro ce l'hanno, lo devono far bene, perché soltanto così si riesce a conservare il lavoro e soltanto con un impegno aggiuntivo noi diamo maggiore rilievo a quello che si fa. Ma su quali criteri vengono scelti i maestri del lavoro? È una decorazione che viene consegnata dal Presidente della Repubblica a lavoratori dipendenti di imprese private che abbiano almeno 50 anni di età e che abbiano lavorato almeno per 25 anni, anche se non continuativamente, dimostrando perizia, laboriosità e così via e tutti i segni. Diciamo che il contraltare dei cavalieri del lavoro nascono insieme.